Ciao a Eccoci, tutti allora, ragazzi. dovremmo essere online in questa carambata improvvisata. Adesso spammiamo un po', così arrivano un po' per volta tutti. Ciao Aspetta che... Poppy, Ok. benvenuto. Ci senti? Senti bene me? Senti bene anche Andre? Andre è soltanto in collegamento audio, ma dovremmo esserci. Ho visto adesso la foto che mi hai messo, Senti bene me bellissima. e lui non lo senti proprio? Com'è? Andre, prova a parlare. Mi senti? Pronto, pronto, eccoci, mi si sente? Prova, Dateci prova, prova. un feedback audio, please. Prova, prova, mi si sente? Ah, ok, direi che si sentono anche a te, perfetto. Molto bene, molto bene. Allora, condividi su WhatsApp, tac, spammiamolo un attimino, così i nostri amicici Aspettiamo che arrivi un po' ci di vedono. gente. Tac, tac, e vamos. Guarda qua, ci sono tutti e due gli House Crusaders, quindi il buon Fra e il buon Ambro. Ciao belle stelle, buongiornissimo. Ciao Pupiz, buon appetito, ciao ragazzi. Buon appetito a tutti. Bienvenidos, bienvenidos a questa carambata improvvisatissima, ma come potete vedere abbiamo un GH lì che ci guarda, abbiamo solo la copertina perché mica possiamo farvi vedere le regole di un libro che neanche esiste attualmente, no? Esatto, nonostante tutti noi lo possediamo sicuramente già. San Pietro e San Paolo, allora gran festa a Roma. Ah, proprio Ok. ti... Ma è proprio giornata di sega nazionale, allora, Mamma bello. mia, sono proprio dei meridionalotti, proprio dei meridionalotti, Molto belli i guarda. discorsi sull'iniziare così presto, che intanto è la seconda, terza colazione in stile Patreon. Eh sì, Patreon, in stile, come cazzo si dice, Hobbit. Tra l'altro, guarda caso, proprio ieri sera con Mary V abbiamo rivisto La Compagnia dell'Anello. Fatto molto bene. Io sto aspettando che il Leo, cioè il pistolino, sia un po' più grande per riguardarlo subito con lui. Giusto così, giusto così. Allora, signori, che Allora. dire? Ciao Nico, benvenuto. Allora, come dicevo prima, non possiamo vedere il file che non esiste. Però magari Esatto. andiamo tutti insieme, se avete il file che non esiste, a vedere qualcosina qua e là. Poi in realtà con i ragazzi del Patreon stasera abbiamo proprio la prima super analisi e con loro ci addentreremo nell'oscurità. Però... Esatto, però qualche chicca direi che possiamo un Sì, sì, po' sì, sì. Esatto, dircela anche tra di noi in questa chiacchierata di esatto, mezzogiorno. esatto. Poppy, allora, l'evento di sabato in realtà vi posso già dire che... Allora, Andre non so se c'è perché giustamente se no diventa Qual ragazzo è l'evento? padre. Che evento è Il sabato? commento alla live di GV. A che ora è? E alle... La pre-live tipo 2:30 fino poi alle 4 più o meno. Potrei forse esserci, dipende se la minaccia è di diventare ragazzo padre o no. Vi Ecco, farò sapere più avanti. io sicuramente ci sono e anzi, alla peggio, avremo qualcuno che compenserà abbondantemente la pelata perché, signori, abbiamo per la prima volta ufficialmente la grande alleanza col Mister Astropate. Quindi avremo una live unica, War Master Astropates. Quindi direi che anche se non ci dovessi essere io, sarà comunque un ottimo appuntamento. Oh yes, anche perché appunto Allora, Nick ci darà partiamo. tutto il bla bla del background e noi daremo il bla bla delle regole. Esatto. Ti direi, partiamo subito con una cosa importantissima. Ci Vai. piace o non ci piace? Vai, A prima me te. piace più dei due appena passati, onestamente. Lo trovo la versione migliorata del GH dei mostri. Sì. Quindi, per ora, devo dire che però vedremo il costo in punti, vabbè, ovviamente il costo in punti anche delle Endless, visto che le Endless sono cambiate, sarà importante. Però, generalmente, mi sta piacendo più dei due che abbiamo appena passato. Primo, Concordo. la classificazione di... cioè, diciamo che l'unità di punta è un po' più manica larga, quindi non deve essere un eroe senza mount, con meno di tot ferite, ma... un generico mago non speciale con meno di 9 ferite, direi che va bene un po' per tutti quelli che hanno i maghi.
per chi non ha i maghi, hanno introdotto un ottimo oggetto, che è quello che fa fare i miscast al 2 e al 3, oltre che all'1. Quello è pesante davvero. Per me è molto forte. Cioè, o meglio, non è sbagliato, non è sgravo, però è un'aggiunta che un esercito che non ha maghi probabilmente giocherà quasi sempre. Allora, aspetta che faccio una cosa becera, quanto però efficace. Facciamo un elenco dei pro e dei contro, giusto per, mentre blateriamo, no? Okay. Allora. Se prende contro del GH generico? Sì, esatto. Ma ti direi, per ora di contro non me ne viene in mente neanche uno. Cioè, le mappe sono un po' particolari, ce n'è una dove non è specificato che devi schierarti più di 9 dal nemico ed è ad angolo con tutti gli obiettivi vicino. Può essere una svista, come può non esserlo. Onestamente, penso che sia un problema minore rispetto a vinci automaticamente se controlli tutti gli obiettivi, cioè rispetto alle due brutte di questa edizione qua, secondo me. Diciamo che allora, il primo pro che ti viene in mente è non così vincolante. Non così vincolante per la scelta degli eroi. Sia per la scelta degli eroi, cioè diciamo che la dinamica del mago, cioè dell'unità speciale di questo gioco, non è così vincolante nel building, secondo me. Concordo. Poi intendo per le building, intendo tutto, sì. Grandi strategie, cioè, chi ne avvantaggia, chi meno, come dicevo prima, per i maghi, cioè per chi non gioca maghi, l'oggetto lì è un bel boost. Anche il fatto che possa portarla solo un'armata senza maghi, mi sembra, è un altro bel boost, una bella caratterizzazione, così che tu non possa fare un'armata da magia e tiro, anzi magia e tiro. Sì, che tra l'altro quell'oggetto lo puoi avere solo però se non hai nessun mago, ricordo bene? Esatto, mi sembra nessun mago. Quindi quella roba lì per me va a dare un bel boost a chi di maghi non ne ha. Poi, altre cose generiche, le Endless mi piacciono, che sono le Endless che sono state decisamente riviste alcune. Sì, alcune meno forti, alcune più forti. I Gemini sono molto più forti di prima, mm-hmm. E posso dire che sono forti, in proporzione sono più forti addirittura di quando sono usciti, che facevano le mortali e toglievano uno a colpire. Sì. Cioè sono addirittura più forti così. Sì. Spero costino di più, però introducono una dinamica, una meccanica che è figa, secondo me. Sì. E tra l'altro, parlando di meccaniche, sta roba dei dadi primordiali, come la vedi? Niente di trascendentale. Più folcloristico che altro. Dal momento che puoi mettere, cioè, tutti i dadi sono in comune, perché cioè, tirati tutti e due, c'è scritto che tirati tutti e due i dadi, tutti i giocatori, per ogni 4 più si ha certo dado, no? Sì. Cioè, alla fine vuol dire che se ce l'ho io per castare, ce l'hai tu per disperdere, è vero. Una cosa paritaria. Quindi non... Ti dico, quello ad esempio a me non piace tantissimo, perché temo che sia un po' squilibrato a favore di chi ha delle situazioni particolari che si basano proprio sul valore di casto simili, tutto lì. Ma non, cioè io non do per scontato che non facchino queste cose. Sì. Perché dove non è il valore di cast immodificato non vada a essere sistemata sta cosa. Sì. Magari no, ma magari sì. Quindi per ora fra i contro, tra virgolette, possiamo mettere serve mettere qualche specifica in più su queste situazioni, diciamo così. Sì, ti direi di sì, però anche qua non la vedo lo stesso una cosa così drammatica. No, drammatico no, semplicemente aspettiamo e vediamo. Esatto, aspettiamo e vediamo come poi questa cosa andrà effettivamente a essere implementata nelle regole, tipo il pipperaio Sylvanas mi viene in mente, Skragroth, esatto. Perché i dadi li possono usare tutti i maghi, non solo i... Sì, esatto, non solo i galletti, chiamiamoli così. Sì, che adesso hanno un nome nuovo, vabbè, non esatto. Solo loro. E infatti questa qua è la cosa. C'è proprio Gu che scrive in chat che infatti anche i tizi speciali possono usare sti dadi e questo potrebbe causare cose. Sì, però mi viene da dire che questa cosa dei dadi
degli aghi speciali nei tizi troppo forti, Croc, cazzo, non so, Croc, Nagash, Kairos, tutta quella gente lì, cosa gli cambia? È davvero così determinante avere questo dato in più su quei modelli lì che hanno già dei bonus al cast altissimi, tipo Croc può andare fino a più 4, Nagash ha più 3, più 4 con l'arcano, cioè sì. Diventa No, uno scontro infinito tra i maghi grossi, ma sì. Essendo tutti uguali, cioè, cambia davvero poco. Forse quello che si avvantaggia un po' di più è Seraphon perché non ha le gittate per le dispersioni, ma sì, boh, sì. Cioè, non la vedo una cosa così sbagliata. Piove un po' su Scarago e dove è già un po' Terrell. bagnato, vediamola così. Sì, cioè, Scarago e Terrell la ringraziano, vero, vero, per carità. Però, cioè, non lo vedo un problema, ecco. Cioè, non mi sembra una cosa così sbagliata. Cioè, trovavo molto più sbagliato usare tre abilità di comando dallo stesso che lei piancendo, per Vero, dire. vero. O Anche. peggio ancora Bounty Hunters, quelle grandissime stronzate che c'erano prima. Ecco, mi ricollego e ti interrompo. Parlavi di Bounty Hunters. Vediamo un attimo. Vediamo, tra virgolette, occhiolino, occhiolino, i battaglioni. Sappiamo che ce n'è sostanzialmente uno che è il Circolo della Magia, che ci può dare uno di questi famigerati dadi extra, mentre E l'altro è avere. da Sì? come è scritto sembrerebbe che lo dia solo a te, però. Sì, secondo me Cioè sì. che sia un modo per portarsi in vantaggio per Esatto, avere un dado in più. Anche secondo me sì, secondo me sì. Anche secondo me. E mi sembra, cioè, sacrosanto. È perché un tra l'altro tu vai a grosso perdere un errore. command entourage solo per far sta roba e tra l'altro non è neanche certo. Al 3 o più. Fosse automatico sarebbe un problema, ma al 3 o più è un rischio accettato, cioè è una cosa, Sì. boh, qualcuno può farsene, cioè qualcuno può farlo, ma non è una cosa obbligatoria o sbagliata, secondo me. Concordo, concordo. Mentre l'altro battaglione, boh, mi sembra un po' too much situazionale. Sì, c'è cioè, quell'altro, anche lì tantissimi mi hanno scritto e detto che avreste giocato Luminet, con questo battaglione sono un po' inculati, ma direi assolutamente no, perché il primo modello che faccio morire nelle unità è il campione, le unità non sono più maghi. Ma Tu hai giocato non monodrop per avere una cosa che esatto, funziona cioè il discorso contro è un'armata. se anche fosse. Ma io non vado a perdere il monodrop dei battaglioni utili su tutti per picchiare un Luminet in combat, cioè. Che poi, ripeto, se dall'altra parte del campo, nella parte dei Lumine, c'è un dannato. Perdi il campione dello schermo non è più mago, non si risolve un cazzo, cioè Ah, ma no, hai speso infatti. punti per niente. Quindi ti dico, quel battaglione lì non mi fa impazzire. Sì. O meglio, il più un attacco su una sola caratteristica arma, poi è una composizione anche strana, cioè fino a un mostro e fino a tre truppe, mi sembra. Boh, Sì, esatto. cioè. Mi sembra un po' tanto particolare, cioè fin troppo restrittivo per il bonus abbastanza blando che dà, ecco, mettiamola così. Infatti sto mettendo che è discutibile il secondo battaglione. Il primo ci sta, il primo è azzeccato. Le grandi strategie e le battle tactics per me sono migliori rispetto a quelle del precedente GH. Generalmente lo trovo in tutto migliore del precedente Sì. GH, devo essere onesto. Concordo, infatti ho messo che sono piuttosto equilibrate varie. Sì. E aspetta che vado a prenderlo così Io vi da dirò, controllare una singola la cosa. cosa che Una mi cosa sento. molto bella. Ah, vai, Andrea. Vai, mio No, no, amico. dicevo, No, la vai. cosa che stavo guardando i contro che sono pochi, allora dicevo, ma è un GH perfetto? No. Una cosa No. che a me spiace un po' è che andiamo a perdere alcune meccaniche che devo ammettere ho gradito molto, che sono principalmente. La profondità data dal non sparare ad eroi ma poter scegliere di avere sharpshooter e il battaglione galletto che dava un senso a ste cazzo di basette 32, mentre invece adesso Ecco, torniamo all'egemonia dei 25 o di non è giocare questa fanterie. cosa qua del basetto da 32, ripeterò la cosa che dico da quando è uscita la prima volta, cioè questa dovrebbe essere una regola base delle battle line. Le Concordo, battle line concordo. dovrebbero picchiare sempre su due ranghi. L'hanno deciso di toglierlo, sharpshooter hanno deciso di farlo valere solo per un, cioè sharpshooter, quindi la dinamica degli eroi piccoli, lo sparo, hanno deciso di farlo usare soltanto 6 mesi. Non capisco a questo punto perché introdurla, dal momento che è nata e sparita nello stesso GH, a differenza di quella di prima che è durata un anno, quella Esatto, del mezzo esatto. pollice.
Infatti, per me il tiro, cioè eserciti che per adesso si sono giocati poco, si troveranno ad avere una rivalsa molto, molto, molto valida. Per forza. Perché, aspettate un secondo, arrivo subito. Sì, nel mentre leggo un attimo la chat. Allora, leggo Spidey94. Scusa, Ciao Spidey, grazie me li abbasso innanzitutto. tu. Ma li vedo bene, ne parlavamo anche un po' ieri. Ad esempio, il loro, come si chiama? Harbinger, il nuovo eroe, che in realtà è il rifacimento di quello vecchio a cavallo, fra quei quattro che sono stati Qua siamo spoilerati. sicuramente in disaccordo, secondo me. Cosa? Siamo in disaccordo. Dimmi cosa No, finisci, stavo per poi dire che secondo me capisco. quell'eroe lì dei quattro è forse il migliore. Insieme forse al Fire Slayer, ti direi. Sicuramente non il Goblin, il Feck Bo. Il cosino lì di Nargol non mi dispiace affatto. Forse costa un pochino tanto perché abbiamo visto che dovrebbe costare 190, se non sbaglio. Secondo me di quegli eroi lì, detto proprio senza mezzi termini, sono tutti, tranne il Fire Slayer, spazzatura. No, Ah, dici proprio anche Nargol non lo salviamo. ma perché tu agli stessi punti giochi Lord Affliction, che col tratto di comando fa la stessa cosa più forte. Quello Non è purtroppo è preghiera, ma vero. tanto che preghiera ti serve? La cura? Cioè, che preghiera Sì. Sì, prendi? Il suo bonus del meno uno al movimento, meno uno alla corsa, meno uno alla carica, è ridicolo. Cioè, perché meno un pollice è una roba assurda. Più che altro per i costi e punti, perché non vola l'altro Psy Knife. quello Cioè, è la lì sì. versione scarsa del Lord Affliction, che anche il numero di attacchi, no? Sì. Cioè, fa degli attacchi ridicoli quel No, è coso lì. vero. Quello sì, quello sì. Per più che altro è quello che È carino, ma è offrono la versione scarsa davvero. di quello che hai già, E effettivamente. non lo so, è un modello molto bello esteticamente, che trova il tempo che trova. A meno che non alzi i punti dell'altro, del Lord Affliction, questo rimane la sua versione più scarsa, secondo Quello, o me. paradossalmente, sappiamo che potrebbe uscire una versione di punteggi già ribassata, era già capitato in passato che avessero fatto uscire. Sì. Cos'è? Quando è che era successo? Che cazzo era già? Con Tondia, mi sembra. Fontondia? No, No. no, dove avevano messo i punti Predator, cioè dove c'erano i punti su Cidevi Gargant, quella roba lì. Sì. Erano usciti lì dei punti che la settimana dopo erano già stati cambiati. Sì, forse sì. Però, cioè, tipo, anche questa cosa qua, cioè questi eroi qua. Noi adesso sono spazzatura nel contesto attuale del cosa fanno, secondo me. Bisogna vedere bene l'insieme dei punti prossimi. Perché, Infatti, per quello è un dire, per il tassello prossimo giro, fondamentale. sì, l'eroe più forte è quello per Slayer, ma perché fa a fare delle cose comode. È vero che le fa una volta per battaglia, perché per dire correre e caricare una volta per battaglia è una volta per battaglia, però è decisamente comodo. E poi è un modello che picchia forte. Cioè, per fare Slayer, avere un modello prendo oggetti che costa 150 punti, no? Sì. Mi sembra costa Oh, 150 o di più, non mi no, ricordo. 140, non vorrei dire cazzate. Aspetta, no, Cioè, 5 attacchi altri al i 3. punti era Sono un altro 2-2. spoiler o era stato ufficializzato? No, era uno spoiler, vero? No, non c'è lì nel. No, Ah, mi sa che era uno spoiler era anche un altro quello. spoiler. Aspetta, butto un occhio nella chat che ce l'abbiamo di là. Allora. Secondo me c'è nel coso con tutti. Era la fotina che Con tutti girava i punti. ieri. Dopo che avevamo messo le Sì, foto. però. Se non mi ricordo male, su quella cifra lì, sui 150-140 Sì. comunque. Infatti avevamo detto più o meno. Vabbè, in qualunque caso, Eccolo quel qua, modello l'ho come trovato. l'ho Allora. segnato su 150. 140. 140 forte. Anche perché, Più che zitto zitto, altro. lui fa la metà, tra virgolette, delle ferite di un mostro immortali, vero? Sì. Beh, Detto in maniera molto semplice, sì, ma più che altro il lavoro dal 4, 6 a 3 dalle cose, cioè da 6 a 3 pollici da unità con 3 modelli, ma poi cioè in Fire Slayer lui prende un sacco di bonus più che altro, perché in Fire Slayer c'è un modello che parte con 5 attacchi al 3 a 3 meno 2-2, che può raddoppiare gli attacchi Ah, volendo, sì. fa 10 attacchi, insomma, a range No. 3 magari, o con Sì. l'azione eroica di prendersi il più un arrendo aggiuntivo o quell'oggetto che fa 5 attacchi a meno 3, 3 che Sì, dai possono diventare meno l'ascia di 5 al Grimnir. massimo 3.
insomma, quello lì è un modello forte dentro quell'armata lì, perché anche ha tutte le altre dinamiche dell'armata. Sì. Quello di Nargol è un po' meglio di quello di prima, ecco, quello di prima, cioè io poi sono un giocatore affezionato a Nargol, quello di prima, boh, cioè mi è capitato di giocarlo a tipo narrativo, 1000 punti. Sì. Insomma. Sì, no, Spide direi. Dice potrebbe usare Kurs per i Rotmire, però nella pratica il discorso è che Nargol ha già Kurs passivo, al 4+, più, ma ce l'ha già. No, ma più che altro se fai Kurs e fai le mortali non fai punti contagio. Esatto, cioè tu se scegli tu prendi solo uno dei nell'attivazione 6, del quindi 6. sì. Vogliamo invece andare a vedere, beh, quello più scarso di tutti secondo me è quello Goblin, Sì, che non serve quello... assolutamente a nulla. Assolutamente, Cioè, concordo. quello secondo me non serve assolutamente a niente. Aspetta, ma faccio che andare un attimo a rimettere qua la schermata, così li vediamo anche. Quello di Goblin, allora, quello Goblin resta sulla carta un'ottima scatola, però il modello abbiamo visto che fa un po' schifino, detto onestamente. Per carità, soprattutto se lo consideriamo in quell'armata dove tutto è uscito fortissimo. Però non c'è probabilmente nessun motivo per usarlo. Sì. Quello Flesh Eater invece secondo me ha una dinamica, cioè, particolare. Mi devo dire che carino, carino questo peso qua. Perché innanzitutto non è visibile se ha 6 pollici da 5 più modelli Flesh Eater. E già è super forte, anche perché non parla di unità, ma Flesh Eater Models, quindi anche se è tra 5 mostri, per dire. E in più la sua regola è particolare, cioè quello lì ci sta, non è niente eccezionale, ma penso che mi attira. Proprio se lei è quello un po' più costo efficiente, un po' più, Sì. cioè un po' più immediato anche da capire, ecco. Certo. C'è, cioè, un modello del genere vuol dire che tu potresti avere un'armata con 15 card per dire entrambe le unità che corrono e caricano nello stesso turno. Puoi avere un eroe frullino piccolo. Andre, stai un po' Con il scattando. ward al 4 con una ferita in Prova, prova. Cioè, insomma, sto un po' scattando. Sì, esatto. Meglio, meglio, sono Ora meglio, aperto. sì, Mi esatto. sente? Sì. Meno male. E quindi, ne vedremo delle belle. Io sono molto contento, devo dire la verità. Torniamo al nostro Il GH. giacca mi piace. Il giacca mi piace, le mappe mi piacciono. Sono particolari, meglio così, perché di rifare lo stesso, cioè le stesse mappe tutte le volte è un po' un orfero di palle. La cosa che mi dispiace un po' è che ce ne sono poche con gli obiettivi molto lontani, anzi, ce ne sono zero con gli obiettivi molto lontani. Quindi si giocherà un po' più a centrocampo, un po' più vicini, secondo me. Sì, concordo. Però è l'unica pecca delle mappe è quella lì. Cioè, ti direi che l'unica cosa che un po' mi dispiace delle mappe è quella, che gli obiettivi sono molto vicini, quindi alcune cose sono premiate alcune armate rispetto ad altre. Per dire, un'armata che non avevo più intenzione di vedere per un po', che sono gli ogre, invece su GH4 sono messi forti. Sì, concordo. Cioè, sono forti, sono forti. Puoi farci, cioè puoi fare davvero cose, visto che sei molto vicino all'altro, puoi prendere controllo degli obiettivi alla svelta. Insomma, Dici che paradossalmente puoi per questo sparare agli eroi, motivo quindi adesso. potremmo vedere anche i Gargant, nonostante in teoria non sia di nuovo il loro GH? Secondo me li puoi vedere come puoi vedere gli ogri. È un Infatti. esercito che fa qualcosa, adesso non sei più bloccato come quelli di Galatian Champion, non sono più le mappe dove i Galatian Champion prende l'obiettivo e basta. Sì. Quindi Gargant secondo me li puoi giocare. Anzi, il fatto che tu possa prendersi tutti gli obiettivi vicini e valere tanto quegli obiettivi li avvantaggia sicuramente. Vai ad avere il problema delle battle tactics. Un po' vai ad avere il problema delle battle tactics. Sì. Però Meglio di per me prima, questo gioco comunque. Gargant si può giocare. Sì, rimane a dire il mio peggio degli ogre, però può fare lo stesso gioco, cioè gioca questo Bene, bene. gioco qua. No, devo dire che
Male non ci vedo nessuno, cioè delle armate che ci sono attualmente io male non ci vedo nessuno, cioè come è stato Gargant l'anno scorso non c'è nessuno in quella condizione lì secondo me. Sì. Bisogna aspettare bene i punti, perché i punti cambiano tanto in questo gioco qua. Cioè per dire, una dinamica che cambia per un esercito banalmente è il ponte con i Cardron, perché Sì. adesso non puoi usare CP. Quindi André, non fa neanche intanto al aspetta che stai esplodendo. André? Il suo bunker fatto di pecorino, eccoti, sì, dicevo, il bunker di pecorino ti sta ostruendo. ci sono Sì, ci sei, ci sei. Pronto, pronto pronto, pronto, sì. sì. Sì, Ci sono, vai. sì. Vabbè, ragazzi, tanto è quasi l'una. André è appena defunto. Guarda che sono fuori in mezzo alla strada, Ah, ma figa. ci sei allora? Vabbè, dicevo, in realtà se vogliamo salutare, dimmi l'ultima tua osservazione, vai, sparala. No, era Ci un... sono adesso, ci sono, mi Ah, si sente? ok, sì, ti sentiamo. Ok, cosa No, non stavo ti ho sentito dicendo, è nell'ultima quasi parte. l'una, fai l'ultima osservazione. Ma ti direi l'ultima osservazione che cambierà, bisognerà vedere bene i punti delle armate, cioè delle main armate di adesso. Nel senso, Goblin, Tinch, Lumen, Seraphon, nuovi, cioè questa roba qua, Soulblade, bisogna vedere che mano ci mettono. Perché Goblin, se rimane così, non ha perso niente da questo GH e Goblin ci ha rimane pure comunque molto guadagnato. forte. Cioè, paradossalmente meglio adesso. Non puoi, cioè, puoi spazzare piccoli, ma tanto quasi sempre ti tieni nascosto lo E stesso. neanche a tutti, perché ricordiamoci che c'è un certo coglione con il fungo in testa. Sì. Il fungo. Sì. I Ma prossimi quindi direi che tornei oggi ci prossimamente sentiamo con sì. i nostri patron. Sì, appuntamento Sì, ragazzi per sul forza. Cioè, Discord. tranne quello di Agile Balzo. Purtroppo il torneo di Agile Balzo viene proprio in mezzo ai coglioni. È un po' sfigata come data. Però ci divertiremo un sacco lo stesso. Hanno avuto un po' sfortuna. Hanno Sì. avuto un po' sfortuna perché fosse uscito una settimana prima o dopo. Cioè, sarebbe stato meglio che uscisse dopo a questo punto. Però da dopo il torneo di Agile Balzo sono tutti con GH nuovo, Sì. perché il negozio esce tra 15 giorni, 10 giorni. Esatto. Quello lì, almeno, meno che l'abbiano cambiato idea, ma non penso proprio, perché comunque il libro non c'è ancora, non Il libro è non con c'è, ma soprattutto GH mancano i cazzo di punti aggiornati. Perché il discorso che non c'è il libro è quindi relativo anche perché internos sappiamo la situazione. Però senza i punti manca un lì. Sì. tassello Però non ci sono fondamentale. punti. Cioè, probabilmente arriveranno a breve anche quelli, per Sì, carità. sì, sì, sì. Però che non ci sono i punti, insomma, un problema. Va bene, Andrea, ti Poi ringrazio. niente, ragazzi. Esatto, saluterei. Ringrazio tutti quelli che si Ci vediamo sono più tardi con i collegati. nostri Patreon. Sì, dicevo esatto, l'appuntamento con i ragazzi del Patreon è alle 19. Vabbè, intanto ci scriviamo. Quindi, ragazzi, ore 7, sull'attenti che facciamo le cose per bene. Esatto, cioè stasera comincerei col parlare approfonditamente della composizione lista e della parte pre-partita, quindi battle tactics, composizione lista e Sì, battle sì. Muy bien, muy bien. Bon, Fiori, buon appetito a plan. Ciao a chi sta tutti, ciao mangiando, a chi Felice. mangerà e ci aggiorniamo. Grazie per essere passati. Mua!